Il titolo che è stato dato a questa giornata, per quest'anno, è tratto dall'episodio evangelico narrato dal Vangelo secondo Giovanni, della crocifissione del Signore e della presenza ai piedi della croce di Maria sua madre e del discepolo prediletto, secondo la tradizione, l'Evangelista Giovanni. Le parole che sono al centro del messaggio, sia del Papa sia dei Vescovi, sono le parole del Vangelo: donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Con queste parole Gesù dà a sua madre un dono di maternità che si estende a tutti gli uomini. Innanzitutto a tutti i suoi discepoli, ma poi a tutti gli uomini. E questo diventa la prima parte del messaggio di questa giornata, cioè la Chiesa è chiamata ad assumere sempre di più, come Papa Francesco ci sta dicendo in tanti modi, un volto materno verso le persone che più hanno bisogno di questo affetto, di questa cura materna. L'altra parte del messaggio riguarda la figura del discepolo. Tutti noi siamo chiamati a riconoscerci in Lui e a accogliere l'invito del Signore a un reciproco aiuto, un reciproco prendersi cura, gli uni degli altri, la madre del discepolo e il discepolo della madre. E questo discorso della reciprocità dell'aiuto per il nostro rapporto con i malati è molto importante. È un invito ancora alla comunità cristiana, ma anche alla società civile, a valorizzare tutte le competenze, non solo quelle professionali, penso ai medici, penso agli infermieri, ma penso anche nell'ambito ecclesiale ai preti, ai diaconi, ai religiosi, ma a valorizzare davvero tutto quello che anche i semplici cittadini, i semplici battezzati possono fare, una mamma, un volontario, un figlio, una badante, un ministro istituito, chiunque, anche la persona più semplice, più umile, può attraverso la visita cordiale, affettuosa al malato, fare qualcosa di molto buono per il malato, ma anche ricevere una grazia che sicuramente è presente nell'incontro con i malati. L'appuntamento diocesano di questa giornata dell'11 febbraio sarà, come di consueto, alle 14:45 nella chiesa di San Paolo Maggiore in via dei Carbonesi. La messa organizzata dall'Unitalsi, dai Volontari della Sofferenza, presieduta quest'anno dal nostro Arcivescovo. Poi c'è un invito da parte del Vicario della Carità, Monsignor Massimo Ruggiano, a aprire in ogni parrocchia o in ogni zona o vicariato occasioni di incontro con i malati e con quanti li assistono, sulla scorta di quegli incontri che facciamo anche durante il congresso eucaristico, cioè le cosiddette Lectio Pauperum. In questo caso l'ascolto sarà di questo tipo particolare di poveri che sono gli infermi e di coloro che sono attorno a loro affettuosamente e anche professionalmente.